E ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi, come avete visto dall'intro, monteremo le frecce dinamiche fumé sulla BMW. Nel mio caso sarà una BMW F31, quindi una Touring, modello Touring, però queste frecce sono compatibili con una lunga lista di modelli BMW, di cui vi lascio qui a schermo un esempio. Ci sono diversi modelli, serie 1, serie 3, serie 5, insomma sono diversi modelli. Il procedimento è davvero semplice e adesso andremo a vedere come fare. Io queste frecce, queste qui, come vedete, le ho comprate su AliExpress, le ho pagate circa 25-30 euro, si trovano in tanto in sconto anche a 15-20 euro con la spedizione, e le trovate anche su Amazon, costano un pochettino di più ma vi arrivano anche in tempi più brevi. A me sono arrivate circa in 2-3 settimane, su Amazon la consegna in un giorno, e sinceramente io vi consiglio di comprarle su Amazon, forse la qualità è anche un po' migliore, queste sono proprio di plastica, però tutto sommato sono abbastanza buone. Nel kit mi hanno dato anche una spatolina di plastica per andare a rimuovere la calotta e una chiave Torx, questa qua, che ci servirà appunto per smontare la freccia vera e propria. Adesso andiamo a vedere effettivamente come rimuovere lo specchietto, la calotta, la luce e montare quelle dinamiche. Ok, la prima cosa che dovremo andare a fare sarà quella di alzare lo specchietto, quindi procediamo con accendere l'auto. Ok, e a questo punto andiamo a muovere lo specchietto in modo da alzarlo completamente. Vedete che così lo abbasso, così lo sto alzando. Ok, in modo che abbiamo un po' di spazio qua sotto per fare leva. Spegniamo l'auto. A questo punto ci aiutiamo con una leva di plastica e andiamo a fare leva nella parte inferiore. Mi raccomando, tenete lo specchietto perché comunque è delicato. A questo punto l'abbiamo sganciato, continuiamo con le mani e andiamo a sganciarlo del tutto. Vedete, queste sono le clip che si sganciano. A questo punto, mi raccomando, potete lasciarlo così un po' a penzoloni, facciamo un'inquadratura migliore. A questo punto lo lasciamo un po' così a penzoloni, non è il massimo, ma possiamo mettere un panno microfibra qua o uno straccio comunque per non farlo rigare. Siamo molto attenti perché comunque lo specchio è delicato. A questo punto prendiamo una Torx, dovrebbe essere una T10 ma non vorrei dire cavolate, comunque quella che mi hanno dato in dotazione dovrebbe andare bene. Effettivamente controlliamo, sì che va bene. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione oltre alle frecce sia di AliExpress che da Amazon, anche la lista degli strumenti, quindi la spatola in plastica e questa Torx. Come detto, da AliExpress a me l'hanno mandato, ovviamente da AliExpress è sempre un po' un dubbio ordinare perché non sempre sai quello che ti arriva. Mi informo se da Amazon arriverà o no anche spatola e chiavetta, e nel caso ve lo lascio scritto nei commenti. Comunque il mio consiglio è quello sempre: ordinate da Amazon perché è un pochettino più sicuro, spendete ok quei 10-15 euro in più ma avete la certezza che il prodotto sia un po' migliore. Vado a illuminarvi un po' questa zona perché è un po' buia e riprendo il video, vi faccio vedere come smontare la calotta. Ok, la prima cosa da fare sarà quella di rimuovere l'effettiva calotta in plastica. Ci saranno delle clip che sono queste qua, come vedete, no? Dovrete praticamente schiacciare le due linguette e spingere verso l'interno, ok? Ok, le clip sono tre, una qua e una qua, e andremo a sganciare e a togliere lo specchietto. Svitate anche le due viti superiori grigie per aiutarvi. Non sono sicuro che serva svitarle per smontare lo specchietto, ma io vi consiglio almeno queste tre qua di svitarle in anticipo, queste due qua scusate, di svitarle in anticipo. Anche se comunque lo specchietto è tenuto insieme solo dalle clip di plastica. Eccone una. E la seconda. Mettetele da parte, ricordatevi che le due superiori sono grigie, mentre le tre inferiori sono nere. E a questo punto
sbilanciando le tre clip, ecco che la nostra calotta si rimuove. Vi confermo il fatto che le due viti grigie non sono necessarie per andare a rimuovere la calotta. Ok, una volta smontata la calotta posteriore andiamo a rimuovere anche le viti sotto. Sono tre e sono una qui, una centrale e una nel lato più interno. Queste saranno un po' più dure. Ma ecco che con facilità anche queste vengono via. Ricordatevi, le tre nere nella parte inferiore e le due grigie nella parte superiore. Questa è un po' più tranquilla da togliere. Ecco qua. E anche l'ultima, questa qui. Ok, sempre attenzione allo specchietto, mi raccomando. Ma ecco che anche l'ultima, senza troppi sforzi, viene via. L'ultima, piccolo errore, è grigia anche lei, grigia e corta. Benissimo, a questo punto possiamo procedere con la rimozione della freccia originale. Quindi andiamo a tirarla leggermente verso l'esterno, vedete che qui si sgancia da questa parte, e tiriamola, ok, verso di qua, cioè verso lo specchietto, e poi verso l'alto, in questo modo. Fate molta attenzione perché qui è tutto un po' stretto. Fate attenzione anche perché qui dietro comunque ci sono tutti i connettori dello specchietto, ed eccola che la tiriamo via. Qui in questa zona c'è un piccolo connettore, dovremo tirare questa lingua di grigia verso l'esterno mentre tiriamo il connettore. Quindi potremmo aiutarci anche magari con un cacciavite, è un procedimento un po' complesso, ma non vi preoccupate, ecco, è abbastanza facile rompere questa clip, ma ecco che se ne è venuto fuori. Ok, il connettore è una cosa del genere. Questa è la nostra freccia. Andiamo a prendere la freccia dinamica. Come vedete, combaciano praticamente alla perfezione. C'è un po' di materiale in meno in questa zona, ma è praticamente uguale. Quindi andiamo per prima cosa a riconnettere il nostro connettore e andiamo quindi a rinfilarlo, partendo dalla parte più grossa di qua. Facciamo sempre attenzione a tutti i cavi. Ok. E andiamo a reinserirla al suo posto. Il reinserimento sarà un pochettino complicato, magari comprando quelle di Amazon sono un pochettino più precise, ma anche questa monta veramente bene. Prima di rimontare tutto lo specchietto andiamo a verificare che effettivamente funzioni. Quindi accendiamo la macchina, ok, inseriamo le quattro frecce ed ecco qui la nostra freccia dinamica. Wow, veramente molto bella, devo dire. Non si vede neanche lo stacco dei singoli LED, quindi approvata. Per una trentina di euro, veramente approvata. Bene, a questo punto andiamo a rimettere la calotta, riavvitare le viti e rimettere lo specchietto. Quindi iniziamo con lo specchietto. Lo andiamo a mettere nella sua posizione e semplicemente lo spingiamo. Devo dire che su un'auto nera il risultato è veramente veramente ottimo, sembra quasi originale. Adesso riavvitiamo le viti, reinseriamo lo specchietto semplicemente spingendolo in posizione e il processo sarà completato. Mi raccomando, quando andate a riavvitare le viti, di ricordarvi quali sono quelle nere e dove vanno e quali sono quelle grigie e dove vanno. Vi ricordo che nella parte superiore, quindi in alto, avevamo due
vite grigie, mentre nella parte inferiore, quindi in basso, la vite più esterna era nera, quella centrale era nera e quella più interna era grigia. Quindi riprendiamo il nostro specchietto e semplicemente andandolo a centrare lo rispingiamo in posizione. Lo spingiamo uniformemente attorno a tutto quel cerchio che avete visto in modo che sia ben centrato. A questo punto accendiamo l'auto, controlliamo che lo specchietto continui a muoversi in tutte le direzioni, che non sia ostruito. Ed il gioco è fatto. Ed ecco qui il risultato finale. Risultato veramente ottimo per delle frecce cinesi da una trentina di euro. Su Amazon io le ho viste, stanno in circa 40-50 euro, quindi quello che è il mio consiglio veramente è di comprarle su Amazon. I tempi di spedizione sono estremamente più veloci, in uno o due giorni vi arrivano e credo che la qualità sia anche migliore, se non comunque la stessa, è comunque molto buona. Io vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare like, di commentare se avete bisogno, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!